Care studentesse, cari studenti, benvenuti all'offerta formativa Interateneo dei corsi magistrali dell'Università degli Studi di Trieste e di Udine. Quella che voglio presentarvi è la laurea magistrale in filosofia, in cui vorremmo offrirvi strumenti per pensare e pensieri per vivere. Questo è il motto che abbiamo scelto. Prima di cominciare, lasciatemi ringraziare anche la Fondazione Friuli, che in unione con le due università della regione collabora a molte iniziative e anche a questa iniziativa di promozione e di orientamento. Che cos'è la laurea magistrale in filosofia? È un percorso di livello avanzato che ha come scopo quello di completare, approfondire la preparazione dello studente in una disciplina così antica e così importante come la filosofia. Difficile in poche parole dire che cosa sia la filosofia. In questa presentazione avete una proposta, diciamo così, fra le tante possibili, ma naturalmente se state guardando questo video siete probabilmente interessati e avete almeno un'idea di che cosa sia la filosofia. Quali sono le caratteristiche principali del corso? Innanzitutto il corso gode dei vantaggi di poter contare sia sui docenti dell'Università di Trieste sia di quelli dell'Università di Udine e anche nello stesso senso di tutti gli altri servizi che le due università possono offrire, in primo luogo i servizi che riguardano i libri, cioè le biblioteche e le risorse bibliografiche online delle due università. Con questa base di partenza, il corso si propone principalmente di approfondire la conoscenza della filosofia, sia in senso storico, sia anche dal punto di vista strettamente contemporaneo. Inoltre il corso si propone di perseguire l'interdisciplinarità, cioè il dialogo tra le varie discipline e i vari saperi, senza perdere di vista però l'obiettivo della specializzazione. Ed è stato costruito anche in maniera modulare per dare la possibilità di scegliere il proprio percorso all'interno di una vasta gamma di opzioni, tenendo presente anche la scelta di coloro che vogliono prepararsi per presentarsi con la migliore formazione possibile all'accesso all'insegnamento nelle scuole. Un altro aspetto molto importante del nostro corso riguarda l'internazionalizzazione che noi mettiamo a disposizione non soltanto nella forma dei consueti scambi Erasmus con una serie di altre università straniere, ma soprattutto in maniera particolarmente strutturata e curata nel percorso che porta al conseguimento di un doppio titolo, double degree, cioè un titolo con valore in Italia che è la laurea magistrale in filosofia, e nello stesso tempo anche un titolo con valore in Germania, che è il Master Degree in Philosophy, in collaborazione con l'Università di Bamberga Otto Friedrich. Questo percorso, che porta al double degree, al doppio titolo, prevede quindi per gli studenti italiani di frequentare nel secondo anno, per almeno un semestre, i corsi dell'Università di Bamberga, fino a raggiungere il conseguimento di 33 crediti dei 120 complessivi. Quali sbocchi professionali prevede il corso di laurea magistrale in filosofia? Beh, è ovvio che la filosofia di per sé non costituisce una vera e propria professione, è piuttosto un modo di affrontare le situazioni, un modo di affrontare i problemi, un abito mentale. E da questo punto di vista, proprio la conoscenza e la competenza filosofiche aprono la strada a diverse professioni e allo svolgimento di diverse mansioni, in particolare tra le tante nel campo ovviamente della formazione, ma anche nel campo dell'editoria e dell'informazione in generale, come il giornalismo, però anche in molti
ambienti imprenditoriali sono apprezzati i laureati in filosofia, soprattutto nell'ambito della gestione delle risorse umane e dell'orientamento professionale. In generale si può dire che avere un filosofo, ma soprattutto un buon filosofo in squadra, si può rivelare in molti casi come una risorsa decisiva. Vediamo un po' più in dettaglio allora come è strutturato il piano degli studi, naturalmente suddiviso in 2 anni per complessivi 120 crediti, è come ho detto costruito in maniera modulare. Nel primo anno è prevista la scelta di 2 insegnamenti da frequentare nell'ambito di un gruppo che prevede insegnamenti di natura principalmente teoretica come ermeneutica filosofica, filosofia del linguaggio, filosofia delle religioni e la stessa filosofia teoretica. Poi si passa invece agli insegnamenti di tipo pratico, una scelta tra filosofia morale e logica e filosofia delle scienze sociali, quindi sempre nell'ambito delle discipline pratiche, o di storia della filosofia morale. E poi una scelta fra l'insegnamento di filosofia del diritto, filosofia politica e storia del pensiero politico, quindi sempre rimanendo nell'ambito delle discipline filosofiche di tipo pratico. E a completamento del primo anno c'è invece la necessità di scegliere 2 insegnamenti in un gruppo che vede al suo interno, da un lato, le filosofie della musica e dall'altro le storie, storia romana, storia medievale e storia greca. Inoltre, in questo ambito è possibile scegliere anche un insegnamento di tipo letterario, ma di taglio teorico, come teoria della letteratura. Nel primo anno è prevista anche la collocazione dei crediti a scelta dello studente, che sono 9 in tutto, ma possono essere elevati fino a raggiungere un massimo di 15 crediti a seconda delle necessità o delle esigenze del percorso dello studente. Infine, in questo anno è previsto anche il conseguimento dei crediti di tirocinio o dedicati all'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche. Il secondo anno gli esami e gli insegnamenti da frequentare sono in numero ridotto perché buona parte dell'anno sarà dedicata alla composizione e alla scrittura della tesi di laurea, la tesi di laurea magistrale, a cui vengono dedicati ben 30 crediti che vengono conseguiti con il superamento della discussione che costituisce la prova finale del corso. In questo ultimo anno, prima della discussione della tesi, per completare il percorso bisognerà frequentare 2 insegnamenti di tipo storico-filosofico, da scegliere tra la filosofia antica, la contemporanea, la medievale e la moderna. Poi c'è ancora una scelta tra logica matematica e storia della pedagogia e infine una scelta fra l'insegnamento di filosofia dell'arte, di storia dell'Europa contemporanea, di storia moderna e di genere. Questa è una panoramica ovviamente molto rapida del corso, ma potete trovare tutte le informazioni rilevanti nella pagina istituzionale del corso di laurea, che potete raggiungere dal collegamento, dal link che è evidenziato in questa diapositiva. E non mi resta sostanzialmente che lasciarvi e ringraziarvi per l'attenzione, presentando anche me stesso, che sono attualmente coordinatore del corso. Qui trovate i miei recapiti insieme anche ai recapiti della segreteria del Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine e anche i recapiti del vice coordinatore, che è il professor Fulvio Longato, con i recapiti della segreteria didattica del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste, che è invece la sede ufficiale e amministrativa del corso. Grazie per la presentazione, grazie per l'attenzione e arrivederci presto nei corsi di filosofia.